Storico e pubblicista italiano, professore di storia dei partiti politici presso l'Università di Perugia, collaboratore di Telorealista della Stampa e poi del Corriere della Sera, è stato cofondatore e direttore della rivista Liberal. Dal 2005 è professore ordinario di storia contemporanea e preside della Facoltà di Filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Uno dei suoi ultimi libri scritti insieme a Giuliano Amato è L'Europa perduta. Ernesto Galli della Loggia. Grazie, grazie dell'invito, grazie a Alberto Sinigaglia che si è fatto il portatore dell'invito, grazie alla direzione della biblioteca. Sono innanzitutto dichiaro di essere una vittima di internet, perché la biografia che lei ha letto, diciamo così, risponde soltanto, diciamo, al 50% alla mia vita reale. Comunque però non è molto interessante la mia vita reale, quindi ne posso spacciare anche una così più o meno adulterata, non mi preoccupare. Allora, come avete sentito, io sono uno storico. E gli storici hanno l'abitudine, non so se buona o cattiva, di prenderla alla lontana sempre quando parlano. Io la prenderò alla lontanissima stasera, e cioè dall'antica Grecia. Parlerò della guerra, di questa dimensione particolarissima e al tempo stesso però essenziale, io credo, della nostra cultura, della nostra storia, cercando di tracciare una breve storia di questo rapporto tra noi e la guerra, tra la nostra civiltà, la nostra cultura e la guerra, per l'appunto incominciando dall'antica Grecia. Uno dei più antichi documenti scritti della riflessione greca, della filosofia greca, che si deve a Eraclito, ha come oggetto proprio la guerra, polemos, in greco. E questo brevissimo frammento dice: Polemos è il vero padre, il re di tutti, di tutto. Gli uni torna a rivelarli come dei, gli altri come uomini, gli uni a farli schiavi, gli altri liberi. Queste parole, in cui addirittura pensate, Hegel vide, diciamo così, il nucleo della dialettica, vide già in nuce la dialettica. Questo frammento, che appunto usa la parola polemos, intende che cosa? Intende che la realtà che noi conosciamo è fatta di un continuo conflitto, di un continuo antagonismo. La realtà umana è un campo di tensione tra forze opposte. La realtà umana è di per sé conflittuale e per questo produttiva continuamente di situazioni, gli uni dei, gli altri schiavi, gli uni liberi. La parola guerra, la guerra per l'appunto, colpisce immediatamente ad un livello, diciamo così, già altissimo di riflessione, questa realtà del conflitto come essenza permanente del mondo. Ai greci, alla nostra cultura, la realtà si è offerta immediatamente con questo carattere bipolare e antagonistico. E questo carattere bipolare e antagonistico è stato fondamentale per capire, per l'autocoscienza, come si dice con una parola molto impegnativa della nostra cultura, per capire se stessa e per capire il mondo. La cultura occidentale, nel momento della sua nascita e della sua formazione in Grecia, appunto, ha avuto questo rapporto peculiare e cruciale con la dimensione del conflitto e della guerra, come chiave di interpretazione e di accesso appunto alla realtà. Le città greche costruirono la propria identità, la consapevolezza di che cosa erano attraverso una guerra drammatica che le oppose all'impero persiano. E questa contrapposizione le servì e attraverso di loro ha servito per secoli la nostra cultura a definirsi in contrapposizione ad un altro, ad un diverso che è appunto i greci per primi
sentirono come totalmente estranei e barbaro. La parola barbaro fu un'invenzione dei greci per definire in sostanza tutto ciò che non era greco e che loro avevano incontrato drammaticamente, rappresentato dall'armata persiana, che erano riusciti alla fine a sconfiggere, un'armata che, una guerra che noi conosciamo attraverso le storie di Erodoto, un libro tra i più avvincenti, insomma, se qualcuno dei presenti non l'ha letto, è un libro divertentissimo, tra l'altro, drammatico e divertente, le storie di Erodoto. Attraverso queste guerre i greci appunto capirono di essere diversi. La vittoria gli diede un grande senso di superiorità, naturalmente, e capirono anche, diciamo così, cos'è che li rendeva diversi, o credettero di capire. Sono cose più o meno che sono rimaste anche nel nostro inconscio. Capirono, per esempio, che la diversità del modo di combattere tra loro e i persiani rappresentava, diciamo, una diversità non puramente tattica, militare, ma rappresentava qualcosa che aveva a che fare con una diversità di civiltà, di cultura, di mentalità, di ordini mentali. I greci combattevano mantenendo lo schieramento della fila degli opliti con lo scudo e la lancia. I persiani avanzavano invece come una turba, non conoscevano le armi lunghe, né conoscevano lo scudo, conoscevano le frecce. I greci, dice Erodoto appunto, i persiani, dice Erodoto, non conoscevano la taxis, l'ordine, il mantenere la linea ferma durante il combattimento, che invece era una caratteristica dell'esercito ellenico, in particolare poi dell'esercito spartano, ateniese, ma anche spartano. I persiani appunto non conoscevano, erano completamente digiuni di tattica, non conoscevano cos'era la tattica militare, che invece evidentemente l'identità greca è attraverso di loro la nostra identità, la nostra immagine di noi stessi in contrapposto a che cosa? All'Asia, a tutto ciò che non è europeo, si è modellata attraverso questo confronto che ha avuto un suo momento cruciale nella guerra. Il non europeo come turba barbarica, disordinata, incapace di mantenere la disciplina che invece da allora in poi, dall'epoca dei Greci in poi, è sempre stato un vanto, degli eserciti di tipo europeo. E naturalmente in questo confronto con questa entità statale completamente diversa dalla loro, i Greci erano una città, erano un insieme di città, di piccole città, insomma Atene aveva 60.000 abitanti, di fronte a questo smisurato entità politica che invece era l'impero persiano, i Greci colsero anche, e lo hanno colto per noi, che in qualche modo abbiamo ereditato tutto questo e l'abbiamo trasfuso nel nostro, vorrei dire, nel nostro inconscio culturale, l'idea appunto che ciò che non è europeo, la barbarie, usiamo la stessa parola che usavano i greci, la barbarie politica è appunto l'antitesi della libertà. I greci pensavano appunto che il loro reggimento politico fosse, avesse come base la democrazia, anche se insomma, con questa parola intendevano una cosa abbastanza diversa da quella che intendevano noi, ma comunque però qualcosa che assomigliava alla nostra e al cui fondamento c'era la libertà. Invece l'Asia persiana era il regno del dispotismo. Il regno di Persia era comandato da quello che i greci chiamano nelle storie di Erodoto il gran re. E questo, il dispotismo, rappresentanza del diverso da noi, appunto, del soggetto politico diverso da noi per antonomasia, e anche, il campo, il regno della sfrenatezza, con una parola greca, Erodoto dice della hubris, della mancanza di regola, del non rispetto della legge, per il despota non c'è la legge, mentre invece, appunto, il modo che i greci hanno di governarsi è l'isonomia, cioè l'uguaglianza davanti
alla legge. Erodoto adopera spesso la parola, per usare appunto, per definire, per designare la sregolatezza, la parola eros, la parola che per noi è carica, ma anche per lui, insomma, carica di altri significati ancora, insomma, il trasporto irrazionale, ecco, l'eros potremmo dire il trasporto irrazionale, e lo usa sempre e soltanto, ripetutamente, ma sempre e soltanto in riferimento ai re, al re, al gran re e ai tiranni, al governo tirannico. Nella guerra i greci scoprono tutto questo, scoprono tutte queste differenze, scoprono diciamo così, l'eurocentrismo, chiamiamolo una parola che noi oggi adopereremmo, no? La diversità e, diciamo, e costruiscono il senso della propria superiorità nei confronti dell'altro. E scoprono anche la politica. La politica nella guerra non contro i persiani, nella guerra tra di loro, nelle guerre che succedono all'età delle guerre dei persiani, alle guerre del Peloponneso, che avranno il loro storico in un altro grande nome della cultura greca, Tucidide, le guerre del Peloponneso. E scoprono la politica con tutta la sua crudeltà, la sua ferocia, la sua mancanza di moralità. C'è un famosissimo passo del quinto libro delle storie delle guerre del Peloponneso di Tucidide, in cui gli ambasciatori di Atene vanno nell'isola di Melo, una piccolissima isola, imponendogli, volendo imporre la sottomissione dell'isola. Gli serve avere come alleati questi Meli e gli serve l'isola anche per le loro strategie. I Meli protestano, dicono che loro veramente non vorrebbero accettare questa specie di patto federativo che in realtà è un patto di sottomissione. E allora gli ambasciatori invocano la giustizia, gli dèi, i principi, la giustizia, no? Queste cose qui. E allora gli ambasciatori, e Tucidide naturalmente che mette in bocca agli ambasciatori greci, ateniesi, quello che era, diciamo così, la coscienza politica del suo tempo, che uno, un grande intellettuale come lui, aveva della realtà della politica, gli mette in bocca queste parole degli ambasciatori rivolti a questi poveri disgraziati di Meli. Noi crediamo che per legge di natura chi è più forte comandi. Che lo facciano gli uomini lo crediamo perché è evidente. E ci serviamo di questa legge senza averla istituita noi, ma perché l'abbiamo ricevuta già esistente e la lasceremo valida per tutta l'eternità, certi che voi altri vi sareste comportati nello stesso modo se vi foste trovati padroni della nostra stessa potenza. Parole terribili, insomma, infatti caddero come una pietra sui poveri Meli che capirono che, insomma, non c'era niente da fare e accettarono il loro triste destino. I greci scoprono, diciamo così, il nesso tra la politica e la guerra, tra la politica e la conflittualità come anima della politica, ben prima che poi nel Novecento, come sapete, Carl Schmitt abbia sostenuto che il cuore della politica è nell'antitesi amico-nemico. Ben prima, i greci l'hanno scoperto. Di fronte a che cosa? Di fronte alle lotte civili all'interno delle loro città, quella che i greci chiamavano con una parola diversa da polemos, chiamavano stasis, la guerra civile, la guerra delle fazioni. La politica è, diciamo così, cittadina, e noi ne sappiamo poi qualcosa, queste cose che hanno lunghe storie poi dopo, successive, è innanzitutto la guerra appunto delle fazioni. E Aristotele arriverà a dire addirittura che è un dovere civico, se c'è una lotta, una guerra civile, prendervi parte. Colui che quando la città si trova in una guerra civile non prende le armi per alcuna delle due parti, sia punito con l'infamia. Cioè appunto è così consustanziale la faziosità
e quindi la faziosità che diventa anche scontro armato, guerra civile, è così consustanziale alla cittadinanza, appunto. La guerra e la cittadinanza si sposano non soltanto nei confronti del nemico esterno, è dovere di ogni buon cittadino, anche Socrate si canterà di essere stato a combattere nell'esercito di Atene come un buon cittadino, non soltanto appunto è la guerra consustanziale nel rapporto della città con l'esterno, con la politica estera, diciamo, ma anche nella politica interna la guerra, la contrapposizione è appunto qualche cosa che fonda la politica. Tutto questo subisce un drammatico rovesciamento con quella che giustamente Benedetto Croce chiamò la rivoluzione cristiana. Il cristianesimo, diciamo così, cambia completamente, pone su basi interamente nuove tutto questo. E questo è l'ultimo, diciamo così, passo a ritroso nel tempo che vi invito a fare. Poi dopo arriveremo subito ai giorni nostri, siate tranquilli, parleremo di cose molto più note di queste. Perché, lo sapete benissimo, appunto, introduce un elemento del tutto sconosciuto al mondo classico a proposito della guerra, e non solo a proposito della guerra. Introduce l'elemento del giudizio morale, diciamo così, di un giudizio morale che è legato all'intimità individuale. La guerra è chiamata, diciamo così, al tribunale della coscienza individuale. Per bocca della coscienza individuale poi parla, diciamo, in qualche modo, il comandamento di Dio di non uccidere, insomma. Ecco. Esiste una nuova forma di giudizio, che è quello della giustizia. La guerra si può fare soltanto se è una guerra giusta. L'umanità corrotta naturalmente non può, diciamo così, i padri della Chiesa pensano che la guerra sia ineliminabile, l'umanità corrotta appunto è destinata a fare la guerra, ma però devono esserci delle ragioni, almeno diciamo così, morali, che facciano argine a questo fenomeno, e queste ragioni sono appunto la giustizia. La guerra può essere giustificata soltanto a certe condizioni, e viene introdotta questa categoria che poi noi conosciamo benissimo, della guerra giusta o della guerra ingiusta, insomma, una categoria che poi sarà ripresa anche dal pensiero, diciamo così, giusnaturalistico, laico, diciamo così, con la costruzione del diritto internazionale, tutte queste cose. Scusi. Bene, il salto nel passato finisce qui. Perché? Perché tutte queste cose che io bravissimamente riassunto, accennato, tutte queste cose sono drammaticamente finite, questa è la mia opinione, ma credo che ci siano dei fatti che parlano, sono drammaticamente finite nel XX secolo. Ancora in qualche modo, dirò poi quale, queste cose, tutto questo insieme di valori, di nessi, di echi, di suggestioni morali, tutte queste sono ancora in qualche modo vissute fino all'alba del Novecento. Poi invece il Novecento le ha spazzate via. Perché? Cosa è successo nel Novecento? Lo sappiamo tutti quanti. È cambiata in maniera sostanziale la natura della guerra. È cambiata la natura della guerra. Innanzitutto nel Novecento ci sono state in Europa, diciamo, un fenomeno che ha quasi, diciamo, dell'incredibile, perché nei 31 anni che vanno dal 1914 al 1945, per ben 12 anni, cioè quasi la metà, sono stati occupati da una guerra, la prima e la seconda, due guerre terribili, ferocissime. Nel 1945 c'erano molte persone in Europa che avevano fatto una guerra, e quale guerra? Quella del 15-18, e anche la seconda guerra. Cioè questa intensità percussiva mostruosa che ha subito l'umanità europea dal succedersi di due guerre che non erano appunto due guerre come le altre, ma che avevano prodotto una quantità di caduti inimmaginabile, erano durate una quantità di tempo, anche come proprio guerre in se stesse, la durata di 4 anni e di
sei anni della seconda sono durate, che si erano forse registrate nel 600, guerre che durassero interrottamente per tanto tempo, ma nel 600, quando le guerre si combattevano soltanto primavera e estate, poi dopo appunto con l'autunno si fermava perché diventava tutto impraticabile. Queste guerre, che poi appunto è cambiata la natura della guerra, diciamo, queste guerre sono state tutte quante, la seconda più della prima, ma già la prima in maniera fortissima, all'insegna di una macchinizzazione totale. Che cosa ha voluto dire? Cioè l'impiego di macchine, diciamo così, di armamenti, di macchine, che ha voluto dire una progressiva spersonalizzazione della guerra. Alla guerra è venuto progressivamente meno il carattere, diciamo così, dello scontro fisico interpersonale, del nemico, del confronto in cui si ha la possibilità di misurare le proprie capacità, l'audacia, il coraggio. Tutto questo nella guerra moderna è venuto progressivamente meno a causa appunto di questa macchinizzazione che non consente più molto spesso di vedere neppure in faccia il nemico. Insomma, addirittura la guerra, diciamo così, il nemico può essere a 20 km di distanza e spara un colpo di cannone, non si vede da dove viene. Questa spersonalizzazione, per esempio, ha fatto sì che, contrariamente a quello che si crede, il maggior numero dei morti nella prima guerra mondiale, parlo, non è accaduto in quel momento, in quella circostanza che invece noi siamo portati a considerare la circostanza cruciale della strage, diciamo così, cioè l'uscita degli uomini dalle trincee per affrontare il fuoco della trincea nemica. La maggior parte dei morti della prima guerra mondiale, su tutti i fronti, non fu appunto, non avvenne in questa circostanza, bensì perché colpiti da proiettili, da obici sparati in quei micidiali bombardamenti che duravano 12 ore, 24 ore di fuoco continuato, che uno schieramento eseguiva sulle trincee nemiche prima dell'attacco delle fanterie, delle proprie fanterie. Questa fu l'esperienza più terribile della guerra, non fu l'uscita dalle trincee, fu il dover stare chiuso in una buca al riparo di una trincea rabberciata, pensate, per 12 ore, 24 ore sotto un intensissimo fuoco di cannoni che ti bombardano, una specie di roulette russa in cui tu non sai mai se il prossimo colpo ti beccherà, ti cadrà vicino o no, ma tu non puoi fare nulla. Questo è l'elemento terribile della meccanizzazione e della spersonalizzazione, cioè la frustrazione terribile dell'aggressività. Noi pensiamo che la guerra sia appunto per eccellenza, diciamo così, la situazione in cui ha la possibilità di esprimersi l'aggressività. È vero, naturalmente, però nella situazione della prima guerra mondiale, la situazione più mortifera era una situazione in cui non c'era nessuna possibilità di scaricare anche la propria tensione attraverso l'aggressività, che è una grandissima, diciamo così, possibilità psicologica. E infatti questo si vede con i terribili effetti di carattere psicologico che questo ebbe sugli eserciti, e cioè quindi appunto una diffusione enorme di sintomi isterici, mutismo da bombardamento, disturbi psichici di ogni tipo. Basti dire che dopo 15 anni dalla fine della guerra, a distanza di 15 anni dal 18, il 36% dei veterani dell'esercito inglese che percepivano una pensione dal governo inglese, il 36% la percepiva in quanto appunto affetto da disturbi psichici. Non perché appunto mutilato, la principale causa, diciamo così, di pensionamento, di pensione di invalidità, ecco, diremmo noi oggi, era appunto per sintomi psichici. Questo naturalmente, insieme a tutto il resto che evito di dire perché, diciamo così, è tutto ben noto, la terribile carneficina dei civili, la distruzione di interi centri abitati, eccetera, eccetera, queste cose che hanno caratterizzato le due guerre del Novecento europeo.
a cominciare appunto dalla prima, dopo la quale però avvenne un fatto straordinario, se ci si pensa, e cioè mai come dopo la prima guerra mondiale, cioè dopo questa carneficina inaudita di cui quest'anno sappiamo tutto, perché appunto siamo inondati di memorie, di ricordi, eccetera. Dopo questa carneficina c'è in Europa il maggior investimento ideologico che sia mai stato fatto sulla guerra, sull'idea che la guerra possa aprire la strada, per esempio, al progresso sociale, appunto la guerra contro il nemico di classe, contro appunto la borghesia, contro il capitalismo, possa aprire la via al benessere, al progresso. Oppure, diciamo così, appunto la diffusione del comunismo appunto ha questo elemento bellico fortissimo, che si esprime poi in mille cose, nel linguaggio, nelle divise, nel culto appunto dell'aggressività organizzata come sistema. Ma si esprime anche questo investimento fortissimo che le élite intellettuali e politiche degli anni 20 e 30 fanno sulla dimensione della guerra, e si esprime anche appunto nel caso del fascismo, del nazismo, nel caso di regimi che vedono le fortune del proprio paese legate necessariamente alla contrapposizione contro uno Stato esterno che vuole soffocare o contro cui bisogna vendicarsi, rivendicare espansioni e cos'altro. Dopo c'è una sorta di strascico inconsulto che la prima guerra mondiale ha lasciato, come una voglia di continuare a fare la guerra, una voglia di continuare a trasformare la guerra europea, la guerra tra le nazioni, in una guerra di classe, in una guerra civile, come farà il fascismo. E in questo, tuttavia, questa tuttavia non è una novità, non è un'aberrazione, questa idea di legare così intimamente, come si fa nell'Europa del dopoguerra, di legare intimamente la politica alla guerra, non è una novità. Appare paradossale il fatto che venga fatta con tanta forza dopo una strage simile, ma se ci si pensa, la politica moderna nasce in strettissima relazione con la guerra, con la Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese ha segnato una relazione strettissima tra la politica e la guerra. Basta, diciamo così, ricordare le parole della Marsigliese, e poi basta ricordare l'espansionismo, diciamo così, degli eserciti napoleonici, la connessione fortissima, portare la libertà sulle armi attraverso la guerra. Ma a monte di questo c'è una cosa ancora più sostanziale che lega la politica alla guerra. Clausewitz, questo grande teorico della guerra moderna, lo vide subito. Disse: le guerre napoleoniche, appunto, incarnando una guerra nazionale, hanno avvicinato la guerra alla sua essenza originaria. La guerra, con le guerre della Rivoluzione francese, si è avvicinata alla sua perfezione assoluta. Perché? Perché la guerra che viene inaugurata con la Rivoluzione francese è veramente, secondo le parole di Clausewitz, la politica con altri mezzi, la prosecuzione della politica con altri mezzi. La nazione è il nuovo soggetto politico della politica moderna, e la nazione è essenzialmente la nazione in armi. I cittadini sono innanzitutto cittadini perché portano le armi, e il loro diritto a rappresentare politicamente la nazione, i loro diritti politici sono legati strettamente alla possibilità di portare le armi e di difendere appunto la Repubblica. E questa è la ragione fondamentale per cui le donne sono escluse, diciamo così, d'ufficio dalla cittadinanza politica che nasce con la Rivoluzione francese. Saranno necessari 150 anni, perché le donne non combattono. Le donne non sono in grado di rispondere a quella obbligazione politica sostanziale che fonda la cittadinanza, che è il portare le armi. Il portare le armi. Si è cittadini se si porta le armi.
E diciamo così, è un dovere, ma è anche un diritto, naturalmente. È anche un diritto. Come sapete, appunto, la Costituzione americana, altra grande madre della politica moderna, della modernità politica, riconosce il diritto a tutti i cittadini di portare le armi. Se appunto sei un cittadino americano, puoi girare armato fino ai denti. Perché? Perché in questo modo puoi, organizzandoti, rovesciare il governo. Il governo non ha più il monopolio della forza. Non è più il governo in cui soltanto il re ha le armi, e soltanto le armi del re sono le armi legali, legittime. Ogni cittadino ha diritto a portare le armi, e quindi naturalmente ogni cittadino, quando si tratta di difendere la comunità politica, deve appunto essere pronto a dare il suo contributo, a diventare un soldato. E quindi naturalmente tutta la costruzione politica moderna dello Stato nazionale si articola intorno alle glorie militari, la toponomastica cittadina è tutta fatta per ricordare le glorie militari, i monumenti, le strade sono piene di monumenti che ricordano le glorie militari. Il nesso tra Stato nazionale moderno e guerra è sostanziale, e direi che ogni volta che c'è la tentativo di creare uno Stato nazionale, l'elemento della guerra, delle armi, diventa cruciale. Ricordiamo tutti che il primo tentativo di fare l'Europa unita negli anni 50 fu quello di costruire un esercito, la Comunità Europea di Difesa, la CED, di costruire un esercito. E se oggi l'Europa stenta tanto a diventare un soggetto politico, come tutti riconosciamo, per quale ragione? Perché appunto non riesce ad avere un esercito, e senza un esercito è impossibile fare una politica estera, perché non sei in grado, diciamo così, non sei credibile sul piano dei rapporti con gli altri. Quindi c'è questo nesso fondamentale, storico, tra la guerra e la politica. E la politica moderna, la politica nazionale, la politica del consenso, quello fondato sulla cittadinanza attiva dei cittadini. Ecco, a me sembra che tutto questo insieme di cose sia diventato oggi, però, consegnato al passato. La guerra, che pure appunto di cui ho cercato di atteggiare la crucialità nella storia della politica e non solo della cultura, è diventato ormai qualcosa, come dice il titolo della conferenza, è diventato qualcosa di impensabile, impensabile, mi sembra, almeno questa è la mia impressione. Fino adesso garantisco mi impegno sulla veridicità di quello che ho detto. D'ora in poi invece parlo, con un forte elemento di soggettività. È bene dirlo, perché spesso gli storici confondono le loro opinioni, le loro preferenze personali, le travestono da fatti oggettivi. Invece è bene, esercitare questa forma di autocontrollo e dire dove finisce ciò su cui si può ragionevolmente pensare che ci sia un consenso generale fra chi si occupa di queste cose, e invece dove incomincia, un punto di vista molto più personale. Ecco, il mio punto personale è che tutto questo che ho raccontato, tutto questo insieme di cose, stia uscendo fuori dal nostro orizzonte. In conseguenza delle due guerre che ci sono state, in particolare della Seconda Guerra Mondiale. Che cosa è successo con la Seconda Guerra Mondiale? A me è successo in sostanza la sconfitta definitiva dell'Europa. Dell'Europa come che cosa? Come quell'insieme di grandi stati nazionali
li definirei stati nazionali di potenza come la Francia, la Germania, l'Inghilterra, la Spagna, che per secoli avevano affidato il proprio senso, il proprio significato all'espansione, all'affermazione di sé nel mondo o addirittura in Europa, quindi cercando di conquistare l'egemonia in Europa a spese degli altri. Tutto questo dopo il 1945 è impensabile, non può più esistere, questo tipo di Stato nazionale è finito, perché in qualche modo insieme a questo è stato sconfitto ed è finito anche l'Europa come attore politico mondiale, ovviamente. L'Europa era un attore politico mondiale finché c'erano questi Stati, diciamo così, questo tipo di Stato. Quando non ci sono stati più, l'Europa è stata cancellata e insieme a questo è stato anche, diciamo così, è caduto in fortissimo discredito tutte le dimensioni culturali, forse anche non solo culturali, ma anche, diciamo così, in senso lato spirituali, che facevano capo in qualche modo a questi stati nazionali di potenza, che erano rappresentati dal grande empito patriottico che per esempio in certe circostanze questi stati sono riusciti ad avere, alla identificazione fortissima che molti intellettuali di grande rilievo hanno avuto con il proprio paese, con il proprio Stato. Tutto questo è finito. C'è un segnale, a mio giudizio, indubbio, diciamo così, di segnale fino a tutto questo. Dopo il 1945, per almeno, forse fino adesso, adesso forse le cose stanno per cambiare. Sono uno dei tanti sintomi dei cambiamenti, ma il fatto che appunto la Seconda Guerra Mondiale ha azzerato un intero mondo è, per esempio, diciamo così, è visibile anche dal fatto che ha azzerato le culture politiche di destra. Fino al 1939 la politica degli Stati europei vedeva una fortissima presenza delle ideologie, della politica e anche degli intellettuali di destra. Dopo la Seconda Guerra Mondiale questo è stato completamente cancellato, c'è stato, anzi, diciamo così, tutti i gruppi dirigenti politici degli Stati europei sono stati, diciamo così, socialdemocratici o cristiano-democratici, insomma, non c'è, fino a tempi recentissimi, appunto, in cui invece, diciamo così, sembra in qualche modo culture di destra sembrano riprendere il fiato. Quelle culture di destra scomparse erano le culture di destra dei grandi stati nazionali, che appunto affidavano al potere, alla potenza, il loro significato storico. Al posto di questo c'è stata invece la democrazia, questa cosa nuova per l'Europa, la democrazia di massa, con tutti quei fenomeni che, grazie anche ad un formidabile sviluppo economico, si sono accompagnati alla democrazia. Sono stati tutti questi elementi che progressivamente hanno reso impensabile la guerra, e allora si potrebbe dire hanno, così, aperto le porte alla pace. Personalmente avrei dei dubbi che l'opposto della guerra sia la pace. Noi tendiamo a pensarlo, insomma, ma forse bisognerebbe anche, appunto, la pace è soltanto la non guerra, soltanto la non guerra. Forse è molto semplice metterla così. Forse l'opposto della guerra può essere anche l'irrilevanza storica di certe comunità politiche, può essere anche la evanescenza, lo svanire del legame politico, della politica, della dimensione della politica. Può darsi che l'appassimento della politica, la crisi della politica di cui soffrono tutti i paesi dell'Europa occidentale sia in qualche modo legato, io riterrei, diciamo così, che le cose stanno in questo modo, sia legato a questa scomparsa dall'orizzonte della guerra, che rappresentava anche, diciamo così, un cuore fortissimo della politica, non soltanto per tutte le ragioni che ho dette, ma perché
il comando politico era il comando che aveva il diritto di vita o di morte sui cittadini, li poteva mandare a morire, eh? Li poteva mandare a morire. Quindi, diciamo così, la politica possedeva un elemento di drammaticità, di spessore enorme, che ne faceva anche la sua autorevolezza, indubbiamente. Tutto questo, appunto, è venuto meno. E quindi forse, diciamo così, è venuto meno anche, diciamo così, questo elemento forte, importante della politica, con le conseguenze che sappiamo, che vediamo. Ma oltre a questo ci sono altre cose che diciamo così, mi fanno considerare con meno entusiasmo, diciamo così, la fine della dimensione della guerra. Il fatto che, per esempio, questa fine della dimensione della guerra allude in molti modi, poi dirò brevemente quali, insomma, ad altri fenomeni più profondi, come per esempio il rapporto tra i sessi, come per esempio il nostro rapporto con la morte, per esempio il nostro rapporto anche con la religione, con la trascendenza. Forse il fatto che non ci sia più la guerra dal nostro orizzonte, che la guerra sia diventata per l'appunto qualcosa di impensabile, non significa soltanto che non c'è più la guerra, che non vogliamo più fare la guerra, che c'è la cosiddetta pace. Significa forse anche che sono successe o stanno succedendo, sono successe, delle modificazioni in tutte queste cose che ho detto. La fine della guerra ha forse voluto dire anche, diciamo così, l'uscita, per esempio, il distacco nostro dalla storia, dalla storia sentita appunto come una storia fatta di guerre, di tutte cose che ormai ci sembrano cancellate dalla felice società democratica in cui siamo entrati. Un ingresso che ha segnato per molti e segna per le nostre società una sorta anche di drammatico distacco dal passato. Il passato sta uscendo sempre di più dalla nostra sfera di interessi culturali. Basta vedere appunto la drammatica crisi che tutti i sistemi di istruzione soffrono nei paesi occidentali e in Europa soprattutto. L'istruzione è l'ambito per eccellenza che lega una cultura al suo passato. La scuola serve sostanzialmente a quello, a trasmettere il passato di una cultura, la letteratura, la storia, tutte le nozioni che sono state accumulate e che in qualche modo hanno il loro centro appunto nel passato. La storia, il passato, la storia, le guerre, tutto questo sta, diciamo così, uscendo fuori dai nostri interessi, dalla costruzione delle nostre personalità culturali, non so come dire. Noi siamo sempre più legati all'oggi e semmai al futuro. Pensiamo che ormai il passato non abbia più nessuna importanza, che anche le guerre siano state una sorta di inutile strage ripetuta, è la espressione più comunemente usata per ricordare la guerra di cui abbiamo celebrato, diciamo così, ricordato, la parola già celebrato è politicamente sospetta. Ricordato l'anniversario, appunto, è l'inutile strage, inutile strage, inutile strage. Cosa che, naturalmente, una definizione che ha uno storico induce un certo raccapriccio, perché allora tutte le guerre sono inutili, perché quali sono le guerre che sono state utili? Qual è il criterio per giudicare se una guerra è utile o inutile? Il numero dei morti? Quale? Gli effetti? Ma chi può dire che l'indipendenza della Polonia è stata inutile o utile? La costruzione della Jugoslavia, tutte cose che sono successe grazie alla Prima Guerra Mondiale, è stata utile o inutile? Che gli studenti trentini potessero andare a studiare in università italiana e non più costretti ad andare a Innsbruck a seguire dei corsi in tedesche, era inutile? È utile, inutile. Però noi oggi siamo portati a pensare che la guerra, tutte le guerre siano state appunto, a cominciare per finire, insomma, da quella. Si salva la Seconda Guerra Mondiale. Si salva ancora, diciamo così, da questa ombra di inutilità radicale. Si salva la Seconda Guerra Mondiale, ma si salva
grazie, diciamo così, ad un unicum alla Shoah. Io credo, questo diciamo così, è la mia opinione personale. Nel momento in cui la Shoah si allontanerà nel tempo, e quindi il suo ricordo impallidirà, anche la Seconda Guerra Mondiale diventerà alla fine qualche cosa, non proprio inutile strage, ma insomma qualche cosa che gli somiglierà. Noi abbiamo cancellato appunto la storia dal nostro orizzonte e ci abbiamo messo invece i principi. Noi non, tutto l'universo politico nostro non si muove più in base alla storia come hanno fatto generazioni e generazioni precedenti, che appunto che credevano che l'Austria fosse il nemico secolare, che quegli altri ci volessero bene, quegli altri cattivi, che dovevamo andare a vendicare Adua, insomma, tutte queste cose che hanno percorso la storia appunto caricandola di passato continuamente. Noi pensiamo invece che la storia ormai non serva più, non serve, e che invece valgano i principi. Abbiamo sostituito il vuoto lasciato dalla storia con i principi, la giustizia, la libertà, l'eguaglianza, il diritto e la pace. E la pace. Cosa poi possano, fino a che punto possano riuscire a farsi valere i principi senza l'appoggio, quando necessario, delle armi, è qualcosa che è un interrogativo che noi preferiamo non affrontare. Noi pensiamo che i principi valgano di per sé e poi, insomma, Dio ci pensa, non so come dire, speriamo che valgano anche per gli altri, ecco, insomma, ci affidiamo a un corso favorevole degli eventi. Non c'è nessuna riflessione sul fatto che appunto anche i principi migliori possono aver bisogno, forse, come per l'appunto è accaduto nel 39-45, possono aver bisogno del sostegno delle armi. Si spiega così come appunto negli ultimi 20 anni, sono dei dati che ho già citato ma che voglio ripetere perché mi sembrano interessanti, negli ultimi 20 anni, mentre ai confini dell'Europa succedeva di tutto, dall'Ucraina al Medio Oriente, così appunto, l'Europa ha dimezzato la sua aviazione tattica. L'artiglieria dei paesi europei è passata da circa 40.000 pezzi, cannoni, quelle cose antipatiche che sparano proiettili, a 20.000. cioè dimezzata, e i tre paesi più popolosi, la Germania, la Francia e l'Italia, attualmente sono in grado di schierare tutti insieme soltanto, spero di non offendere nessuno, 770 carri armati, che è una cosa ridicola. Chi ha un po' di memoria storica sa che nella grande battaglia di Kursk tra l'Unione Sovietica e la Germania andarono distrutti circa 2.000 e rotti carri armati. L'Europa insieme oggi ha 770 carri armati. Cioè l'Europa oggi sì, crede nella pace, non sa più che cosa, non vuole sapere più che cosa sia la guerra, ma non si capisce bene se è perché crede che non esistano più dei nemici. Credere nella pace, in una pace non armata, significa pensare che non ci siano appunto più nemici, che non possono più esistere dei nemici, oppure che non esista, diciamo così, che non esistano più delle cose per cui vale la pena, per cui meriti avere dei nemici. L'idea della pace disarmata è l'idea di un mondo senza nemici. È l'idea di un mondo senza nemici. Lascio al vostro apprezzamento, diciamo così, dire se, non solo se questo è, diciamo così, ha qualche fondamento o no, ma anche se in questo modo possa mai l'Europa diventare un vero soggetto politico. Mi voglio intrattenere ancora. Sì, io posso, 10 minuti, non di più, su
un livello più profondo a cui credo, diciamo così, che è implicato la partita della guerra o della scomparsa della guerra, che implica la scomparsa della guerra, un livello più profondo. La guerra, il rifiuto della guerra, la cancellazione, la impensabilità della guerra sicuramente allude al fatto che c'è stata una profondissima trasformazione nella nostra cultura, nei nostri paesi, nella nostra società, del modo d'essere di individui, della nostra soggettività, come si dice. I disagi fisici, lo stress psicologico a cui la guerra obbliga, anche nel contesto più tecnologico che si voglia immaginare, rappresentano ormai qualcosa di insopportabile per l'individuo medio europeo, perché è troppo forte il contrasto fra i disagi, lo stress, la fatica, la sporcizia che la guerra significa, troppo forte il contrasto fra tutto questo e il nostro modo abituale di vivere nel tempo di pace, con il fatto, per esempio, che nessuno di noi ormai esercita più la minima fatica fisica nella propria vita quotidiana. A proposito dell'inutile strage, a noi sembrano terribili le condizioni di vita delle trincee del 14-18 che le trasmissioni televisive instancabilmente ci ricordano, ci descrivono, ma bisogna pensare che forse se milioni di persone hanno sopportato quelle condizioni di vita per 4 anni, forse è perché allora il modo di vita abituale delle persone, di gran numero di persone, era non molto diverso. Avete mai visto la fotografia di che cos'era una casa di contadini nel mezzogiorno d'Italia nel 1905? Qualcosa che non era poi così molto diverso dalle trincee del 15-18. Anzi, molti soldati, su questo abbiamo molte testimonianze, molti soldati di molte zone d'Italia per la prima volta durante la guerra, durante il servizio militare, per esempio, assaggiarono lo zucchero o la cioccolata, che era qualcosa che nella loro vita non avevano mai assaggiato. Forse questo spiega anche perché diciamo così, questa mostruosa e inutile strage non vide la rivolta di soldati che avevano ognuno un fucile, perché in guerra capita che ogni uomo ha un fucile. Se milioni di uomini con un fucile in mano decidono di farla finita, hanno un modo molto facile, diciamo, di passare all'esecuzione di questo proposito. Infatti si vide in Russia nel 1917, non ci furono carabinieri, generali Cadorna, traditori, signori ufficiali che tennero, decimazioni, niente. Appunto. I soldati, quando si ribellano, avendo in mano un fucile, sono più forti di tutto. Se non si ribellarono, noi oggi viviamo invece in case che sono molto diverse dalle trincee del 14-18. Noi soprattutto non abbiamo più nessuna disponibilità psicologica a obbedire a degli ordini, che qualcuno disponga della nostra vita dicendoci cosa dobbiamo fare e magari appunto ci ordini di morire, qualcuno ci obblighi a mettere in pericolo la nostra vita. Un capo della Jihad recentemente gli è stato chiesto che cos'è che, insomma, secondo lui, a lui dava la sicurezza che l'Islam alla fine avrebbe vinto. E questo signore ha risposto, credo, in modo memorabile, ha detto: vinceremo senz'altro noi, per una semplice ragione, perché voi non fate figli e avete paura di morire. Noi invece facciamo figli e non abbiamo paura di morire. Noi abbiamo molta paura di morire. Abbiamo molta paura di morire, giustamente, per carità. Non voglio farne una colpa, anche io ho paura di morire. Per noi la morte è diventato un tabù. Per noi la morte è diventato un tabù. Noi non vogliamo più morire perché vogliamo rimanere eternamente giovani. Siamo sicuri che forse addirittura possiamo essere quasi, forse,
immortali. La morte per noi non esiste più, nessuno più muore sotto gli occhi di altri, nelle case, la morte è stata cacciata, si muore soltanto in luoghi deputati, lontani da sguardi, negli ospedali, appunto. La morte è esorcizzata in tutti i modi possibili. La morte, ha ricordato un grande storico, George Mosse, un grande storico, che nell'Ottocento la morte rappresentò, la guerra rappresentò un grande fattore decisivo nel plasmare il mito della giovinezza e nel piegare però questo mito all'esito romantico della morte in battaglia, della morte appunto, della morte di Byron per eccellenza, della morte di tanti giovani romantici, di Leopardi che diceva l'armi qua l'armi, procomberò sol io, appunto. Tutto questo, diciamo così, ormai è completamente uscito fuori dal nostro ambito. Del resto, era ancora allora il mito della giovinezza legata alla guerra, alla giovinezza dei maschi, ben inteso. Ormai invece, diciamo così, noi nell'Europa democratica c'è l'uguaglianza assoluta, antropologica, giuridica, insomma, di ogni tipo, come sappiamo, fra i sessi e fra gli uomini e le donne. Noi siamo la prima cultura, civiltà, che ha realizzato, diciamo così, la cancellazione completa dei ruoli, delle differenze fra i ruoli sociali, tra uomini e donne, fino addirittura al vestire, agli abiti. E non è un caso, vorrei dire, che proprio quando c'è questa condizione giuridica di perfetta uguaglianza che autorizza, permette alle donne di diventare soldati, di entrare nell'esercito, proprio in questa circostanza, tuttavia però, gli eserciti sono, come dire, destituiti del loro ruolo storico e sono diventati appunto forze per il mantenimento della pace. Insomma, noi li chiamiamo così ormai, non possiamo più neanche appunto immaginarli come portatori di guerra. E qui ci sarebbe poi da fare un lungo... Quindi sono degli eserciti a cui è vietato fare la guerra, lo possono fare soltanto, diciamo così, a certe condizioni, non dicendolo, fingendo, a tutta una serie di condizioni molto limitative. E sono gli eserciti in cui finalmente, diciamo così, c'è la presenza anche delle donne. E infine, appunto, c'è un ultimo strato, diciamo così, di modificazioni a cui la scomparsa della guerra, la impensabilità della guerra allude, ed è quella della fine del nostro rapporto, diciamo, con la dimensione o la crisi, l'indebolimento fortissimo del nostro rapporto con la trascendenza. L'Europa che ha allontanato da sé la guerra, che giudica da sé la guerra impensabile, è anche l'Europa avviata ad un processo di radicale secolarizzazione, e che tra la dimensione della religione, della fede nella trascendenza e la guerra ci sia un rapporto ovvio, a parte, diciamo così, milioni di testimonianze di ogni tipo, diciamo così. C'è anche un'evidente, diciamo così, indicazione di tipo psicologico, direi, cioè il sacrificio di sé che la guerra implica può essere fatto soltanto in nome di, diciamo così, qualche cosa di enormemente superiore, o almeno se non in nome di, appunto, avendo la fede che poi, diciamo così, qualcosa di noi sopravviverà. Questo è un potentissimo ausilio, aiuto a sacrificarsi, come è noto. Insomma, il fatto di pensare che anche se sacrificheremo la vita, però, diciamo così, non moriremo in qualche modo. Non moriremo. Non è un caso, io credo, che oggi la guerra ritorna sul nostro scenario mondiale in coincidenza con un ritorno del religioso. Questo non perché, appunto, io creda che le guerre favoriscano
che la religione favoriscono la guerra, ma perché sicuramente credere che esista qualche cosa di ultimo e decisivo, come appunto l'esistenza di Dio, è qualche cosa che sicuramente aiuta moltissimo il sacrificio della propria vita. È sempre stato così, insomma, del resto. E appunto noi oggi ci troviamo con una grande forza politica che proclama la guerra, ci ha dichiarato guerra, almeno non ufficialmente, perché non ha ambasciate, non ha un governo, però instancabilmente ci manda messaggi di ostilità bellica, e lo fa appunto forte di questa dimensione religiosa che spinge molti dei suoi combattenti a un sacrificio appunto di sé attraverso il kamikaze, insomma, attraverso appunto quello, il combattente che si immola. Ecco, concludo questa troppo lunga carrellata. Tutto questo durerà ancora? Tutti questi cambiamenti che sono avvenuti sono cambiamenti, diciamo così, definitivi? Oppure invece, diciamo così, le cose possono cambiare? La democrazia europea è vissuta finora in una situazione molto felice, al riparo, protetta da una forza militare che era quella degli Stati Uniti, sostanzialmente. Gli europei si sono potuti permettere di non avere eserciti, di essere pacifisti, perché c'erano gli americani, che erano così utili che si poteva anche dire continuamente male degli americani, quindi proprio, diciamo così, l'ideale, insomma, cosa si vuole di più, insomma. Ti proteggevano e potevi anche insultarli, dirgli Yankee Gomme, eccetera, eccetera. Molti segni lasciano pensare che questa situazione però sia finita, che anche il ruolo degli Stati Uniti, insomma, sia finito, stia cambiando, e che quindi forse per l'Europa, per questa democrazia che ha potuto nascere e svilupparsi con tutte le modifiche che ho detto, al riparo di una protezione che ormai però sta forse venendo meno, che per questa democrazia europea si avvicini un appuntamento con la storia, appunto, che un appuntamento al cui centro ci potrebbe essere di nuovo, come elemento centrale, la guerra. Speriamo che a questo appuntamento, diciamo così, la democrazia europea, cioè noi tutti, possiamo arrivare conservando la capacità di vedere la strada giusta. Ecco, non mi sento dire altro. Grazie.